puntata davvero eccezionale di Via Issa Green. Guardate chi è nostra ospite. Non ha bisogno di presentazioni, Rossana Casale, facciamole subito un grande applauso. Lo faccio anche io. Rossana, grazie. Siamo venute a Grazie trovarla qui all'Hilton Hotel perché questa sera ci sarà un concerto. Una presentazione del suo ultimo progetto, Almost Blue, e c'è questo sfondo anche che si attaglia bene a quello di cui parleremo questa sera. Insieme a Rossana ci accompagna in questo viaggio Andrea Terranova, che è già noto al nostro pubblico, è un esperto di cinema, già docente universitario, esperto di comunicazione, quindi insieme scopriremo alcune parti anche inedite di questo progetto, speriamo di capire qualcosa in più rispetto alle interviste che hai già rilasciato e Non andremo a molte, per dirsi la verità. Stiamo iniziando adesso la Inizia. promozione, sì. Bene, allora raccontaci un po' un progetto quindi tutto incentrato su questo colore blu, no? Un colore che evoca già scenari un po' malinconici, ma anche intrisi di speranza, che ci ricorda un po' il blues. In cosa consiste essenzialmente questo progetto? Come sei arrivata? Allora, nasce dal fatto che io mi riconosco come blu, cioè, infatti c'è un brano dell'album che si intitola Born to be Blue e io sono nata per essere blu. Tutta la mia carriera l'ho fatta il blu, nel senso di non solo di malinconia, ma voglia sicuramente di attraversare il significato delle cose nel lato più profondo, no? Sugli strati profondi, come vuole il jazz. E poi anche di spiritualità, di misticismo, di mistero, di abbandono. Il blu è un colore molto adatto alla musica, soprattutto alla musica che ho sempre fatto io. Ne parlavo oggi con un taxista che aveva rock a manetta in macchina e ha detto: le piace la musica? Ho detto: sì, guardi, sono musicista, però ecco, il rock magari meno, lo rispetto, ma meno, fa parte Più meno del. declinato quindi in blu, diciamo, anche il rock che meno si presta. Comunque, tu sei approdata al jazz, in realtà ha sempre fatto un po' parte, no, delle tue corde, sin dall'inizio. Sin dai dischi di mio padre, sin dai primi dischi di mio Come hai scoperto di padre. avere questa voce così elegante, così sofisticata? Allora, elegante, lo dici te e io ti ringrazio molto. Diciamo che a casa si ascoltava molto jazz e mio padre mi ha raccontato sempre, essendo lui newyorkese, anzi, nato in New Jersey e vissuto a New York. Mi raccontava del Village e di tutti quei musicisti che per me sono un mito. Lui li ha visti, anche Billie Holiday l'ha vista dal vivo, e così come Charlie Parker, eccetera. E questo jazz girava in casa, era la musica che girava intorno per noi famiglia, soprattutto nel weekend dove noi bambini eravamo messi davanti alle nostre camere da letto incasinate. E dovevamo sistemare, aiutare, mentre mia mamma preparava questo brunch, no, la colazione di mezza mattinata. E c'era questa atmosfera e sono nata dentro questa musica. Non solo questa, perché mio padre era anche un gran viaggiatore e gli piaceva ascoltare la musica del posto. Quindi ricordo anche questi viaggi in Grecia, in Jugoslavia, ascoltando la musica dalla radio. E questo mi ha dato proprio una curiosità nei confronti della musica. Ho scoperto di avere una voce più che altro, che ero molto giovane, perché io andavo in questa scuola a Milano, si chiama International School of Milan, e la nostra maestra di inglese, di letteratura inglese, ha deciso di mettere in piedi uno spettacolo per la scuola e ha pensato di fare West Side Story, fatto dai bambini, dai ragazzi, avevamo 10 anni e provando tutte le voci, ascoltando ognuno di noi, cercando questa Benedetta Maria, alla fine sono stata scelta io. E là ho scoperto di avere un suono, di avere un suono capace e piacevole. E così. E sei partita come vocalist, no?
Sì, poi dopo che... di tanti artisti molto noti. Sì, poi la vita mi ha portato a conoscere dei musicisti che collaboravano con degli artisti e parlando di questa ragazza, perché a quel punto avevo 16 anni, questa ragazza americana che aveva una voce particolare, hanno cominciato a chiamarmi per partecipare a delle session di studio. E sono entrata in un gruppo vocale, poi in un altro gruppo vocale, poi in un altro gruppo vocale ancora, e mi sono fatta le ossa. È una grande esperienza. Ho lavorato poi dal vivo con Mia Martini, con Loredana Bertè, con Vecchioni, con Cocciante. Bennato. Beh sì, poi in studio con tutti, in studio ho avuto la fortuna di incontrarne tanti. E negli anni 80, 90 ti vediamo a Sanremo. Che vita senza qualità, e che miseria, che tormenti, che inquinamenti. Ho voglia di essere balia di una grande follia, non pensare più né a me né all'io. Addio. Poi ti sei un po' allontanata da quel mainstream, no? Sì. Hai più virato verso le origini, sei ritornata quindi al jazz, sì, passando attraverso il cantautorato anche. Dunque, cosa ti ha portato anche un po' a allontanarti e perché hai fatto una scelta di questo tipo? Un po' è stata scelta mia, un po' è stata scelta del tempo, perché la musica si evolve, cambia, e la musica che facevo io a un certo punto non era più giusta per il momento. Cioè, sono nate artisti incredibili come Tiziano Ferro e altri che hanno conosciuto nuovi produttori e arrangiatori che usavano molti suoni elettronici e le sequenze così, e che era una cosa molto lontana da me. Quindi ho tentato, fatto un paio di tentativi per cercare di stare dentro, poi mi sono resa conto che mi stavo facendo del male da sola. E allora nel frattempo è arrivato il teatro, è arrivato il musical. Perché sei attrice, tu, ricordiamo. Attrice è una parola grossa. Diciamo che ho fatto diversi musicals e questo mi ha dato l'opportunità di adattare la mia musicalità. Tipo il primo musical che ho fatto è stato Un'americana a Parigi, e quindi cantavo Gershwin ed era proprio la mia musica. E dopo ho lavorato, appunto, prima ho lavorato con Raffaele Paganini, poi ho lavorato con Gasman e Tognazzi, figli, e insomma ho fatto Antonello Angiolillo e diversi direttori, ovviamente Saverio Marconi, Luciano Cagneto e Claudio Insegno, che è il fratello di Pino, che è un grandissimo, bravissimo regista teatrale e di musical. Quindi mi sono fatta diverse esperienze teatrali, musical e non. Ho scritto anche, ho composto per delle pièce teatrali, Fiori d'acciaio, Otto donne e un mistero. E poi diciamo così che sono tornata a me come con i miei ascolti da piccola, al jazz e in linea di massima. Il jazz è sempre la mia casa. Poi ho fatto tante cose, ho fatto anche 2 anni fa un tributo a Joni Mitchell e adesso... Ah sì, è uscito Joni, sì. Quel bellissimo album, poi interpretazione di Gaber, quante cose. Guarda, la mia biografia. Tantissime. Sì, la canzone d'autore, Giorgio Gaber, sì, ho portato per 4 anni uno spettacolo dedicato a lui, il signor G e l'amore. Discorso che lei porta avanti, era colta e piuttosto impegnata su certi argomenti, era sempre precisa e diretta, ho passato una notte a ascoltarla, era perfetta, ma non ho avuto voglia di toccarla, com'è corretta l'ideologia
che è uno spettacolo che ho amato tantissimo, e adesso insegno ai miei allievi la potenza, l'importanza e l'intelligenza di Giorgio Gaber. È molto bello vedere questi giovani scoprire. Perché è importante, no, Andrea, questi giovani, tu ne sai qualcosa, preservare anche questo patrimonio, perché molti giovani non sanno neanche chi sia, per dire, magari Gaber. No, certo, non lo sanno. La biodiversità va preservata. È vero, è vero, è vero, assolutamente. La nostra missione è portare a loro la cultura. Ma da insegnante a insegnante, devo dirti che negli ultimi 2 o 3 anni, quindi a partire dal Covid, ho visto una diversa attenzione, una proattività, chiamiamola così, da parte degli studenti, diversa, differente. L'hai notata anche tu al conservatorio? Hanno fame, hanno voglia di sapere, anche perché hanno molta paura del futuro. E capiscono che avere un bagaglio pieno di informazioni e cose belle e cose spesse gli fa bene, è come se li rassicurasse. E mi capita a me in conservatorio di vedere questi giovanissimi ragazzi cantare De André, ma cantare anche Brassens, Brel e i nostri cantautori, tutti, compreso anche Battisti. È proprio essere felici di farlo, perché prima o poi dovrà succedere che tornano le parole importanti. Ecco, brava, noi siamo nell'epoca un po' tanto ormai, tanto anche tu hai questa, no, non spero di no, questa rassegnazione, no? Questa, nella no, musica. No, non c'è rassegnazione, c'è proprio la voglia di divertirsi, cioè c'è una, diciamo, sorridente superficialità, la chiamo così, perché è medicina per i giovani. Hanno voglia di ballare, hanno voglia di non pensare, perché il futuro fa molta paura. Il Covid ha dato uno shock ai ragazzi e quindi non riescono a vedere oltre la nebbia, e questa musica che gira intorno oggi vuole fare questo, vuole farli stare bene. Qualcuno ha dei testi più importanti, qualcuno si impegna un po' di più, come per esempio Gali, che è un artista che io rispetto molto, perché è impegnato, perché ha coraggio, ma credo che molto ci sia da venire. Ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo, dai, per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. C'è una rivoluzione silenziosa, non so se la senti, io la penso. C'è una rivoluzione sotterranea e io la sto aspettando lì al buco, la sto aspettando che venga fuori. Tra l'altro tu sei stata anche vocal coach a X Factor. Molti detrattori di questi talent show dicono che appunto è un po' un carrozzone mediatico, questo palcoscenico, un tritacarne dove se vince uno l'altro soccombe, quindi non è tanto educativo. Tu che visione hai, visto che insomma è... Beh, io intanto lo ringrazio perché mi ha dato da mangiare per 6 anni, però ecco, io sentivo per esempio questa responsabilità, come dicevamo, no, quando mi mettevo al pianoforte. Meno male io avevo il ruolo più bello a X Factor, perché facevo musica con i ragazzi e li rassicuravo tanto, sempre mammina mi chiamavano. Però ecco, per esempio, mi ricordo una seduta con una cantante che è molto brava, che si chiama Gaia, e mi ricordo un momento dove io e lei molto intensamente parlavamo di Tenco, di Luigi Tenco, di una canzone che lei doveva cantare, Vedrai Vedrai, e io le spiegavo il testo, l'importanza no, di questo testo e la storia del testo. E quando lei l'ho vista lì in alto, appoggiata dove l'aveva messa il grande Luca Tomasini, che è veramente meraviglioso lavorare con lui,
l'aveva messa lì in alto, e mentre lei cominciava a cantare questo brano io ho sentito che lei era centrata, sapeva esattamente quello che stava cantando, quindi mi sono molto emozionata per lei. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai. X Factor è nato perché un grande discografico ha capito che non c'erano più i mezzi per promuovere i nuovi talenti e quindi ha creato un programma musicale per aiutarli ad esporsi. È ovvio che c'è chi si muove in avanti e spinge ed esce fuori perché ha un talento, perché ha un motore, e chi invece ha cambiato mestiere dopo aver fatto X Factor, ma perché forse l'avrebbe fatto comunque. Andrea, io trovo che tu sia un insegnante ideale, perché coniughi, ma questa è la mia opinione, da una parte, come dire, questa coltivazione dell'improvvisazione che è legata ovviamente al tuo trascorso, ma anche penso al fatto che tuo papà era un fotografo. Sì. E di conseguenza io vedo nei tuoi lavori un forte rigore compositivo. Sì. Ecco, tu sei debitrice di questo. Oh, come no? Papà, quindi vedo in te una fortissima vocazione da progettista, da design. Sì, lui ci ha cresciuto tutti e quattro i figli. Portandoci appunto a viaggiare molto, a guardare molto, cioè ho raccontato altre volte che la frase che mi rimane in testa, anche adesso che lui non c'è, è guarda Roxy, no? Guarda, e lui diceva guardate bambini, cioè lui ci portava a guardare la bellezza delle cose fuori dal finestrino, e che per me è stato importantissimo, perché oggi guardare mi salva l'anima nei momenti anche più difficili. Il fatto di accorgermi del bello che ho intorno mi fa tanto bene, cosa che io ovviamente ho insegnato a mio figlio. Mio figlio è laureato in arte alla Università d'Arte di Roma, all'ABA Roma, all'Accademia delle Belle Arti di Roma, e anche lui ha l'amore per le cose, per il bello, per i colori. E mio padre gli diceva, da nonno gli diceva, non ci sono colori da uomini e colori da femmine, gente maschi da femmine, ci sono bellissimi colori, i colori sono belli tutti e sono per tutti. Questo per me è importante, cioè io quando guardo le cose, quando ho bisogno di elevarmi, ho bisogno di concentrarmi sul bello che ho intorno, che ci viene dato poi, che ci viene dato dalla natura oppure dall'intelligenza dell'uomo che ama le immagini e le linee, no? La più bella eredità del papà, potremmo dire. Come no? Appunto, sì. Fai che tu trasmetti ai tuoi ragazzi. Sì, 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 io gli dico sempre, lo dicevo ieri a una mia allieva, dicevo guarda che, come diceva Kandinsky, la musica e l'arte sono unite, camminano insieme. Tu leggi, tu vai a vedere le mostre d'arte, tu ti muovi nel cinema, guardi, ascolti altra musica. È importante perché anche se non è quello che stai facendo tu, però è tutto quello che hai in tasca, no? E che ti servirà poi per avere modo di scegliere nella tua vita e anche di stare bene, di stare bene. Eccola, sì, prego. Ancora, che a partire dal titolo del tuo prossimo album, evoca un orizzonte filmico, no? Sembra il titolo di un film. Tu hai attraversato durante gli anni della tua carriera molti, molti territori disciplinari, però mi sembra che quello dello spettacolo filmico sia, in qualche modo, spettacolo filmico teatrale, sì. Ma
arte scenica, spettacolo dal vivo e così via. Ecco, mi sembra che tutto si tenga e arrivi ad una sintesi formidabile. Io sento i tuoi brani e sento appunto un eco della Hollywood degli anni 40 e 50, no? Di periodo d'oro. Sicuramente la scuola del jazz, di tutto il jazz, è sempre, come dicevo prima, è stata la mia casa. Però tornando al discorso proprio del guardare anche i testi delle canzoni che io ho sempre scritto, che ho composto per i miei progetti, hanno sempre portato delle immagini. Ho sempre voluto inserire i miei racconti dentro delle immagini, come c'è un brano per esempio che si intitola Magritte, dell'album Incoherente Jazz, dove io sovrappongo la mia vita a dei quadri di Magritte, sovrappongo delle immagini della spiaggia d'inverno con queste finestre che creava Magritte, dove univa la realtà al sogno. Finestra sulla propria realtà. Dipinta del suo fondale pallido. Così che i due si confondessero. Visto me vagare sulla sabbia umida, e il mare che restituiva immagini. E per me nei miei racconti c'è sempre stato, e anche in questo ultimo album, Almost Blue, c'è un brano che si chiama Shades of Blue, che è l'inedito. Quello con Bonafede, no? Che ho composto insieme a Bonafede, che ha una storia molto bella, perché io gli ho consegnato un testo in metrica. Io mi sono ritrovata seduta sulla spiaggia. Io abito a Viareggio adesso, e quindi mi capita quasi tutti i giorni di andare a camminare sul mare, soprattutto d'inverno. E c'è stato un momento dove io ero seduta sulla spiaggia, sul bagnasciuga, e il mare si confondeva col cielo, c'erano tutti questi ombre e sfumature di blu turchesi diversi, dove il mare si rifletteva verso il cielo nel mare, e non c'era un orizzonte praticamente. E io ho vissuto una specie di elevazione, cioè mi sono completamente lasciata andare, quasi in una preghiera, per raggiungere persone che non ci sono più, affetti miei che non ci sono più, soprattutto una persona, e là ho cominciato a pensare a un testo, e ho scritto questo testo e gliel'ho consegnato a Luigi Bonafede, che mi ha detto: ok, cosa devo fare? Gli ho detto: scrivici la musica. Ma è una cosa che non ho mai fatto, e invece il brano è bellissimo, ha scritto una cosa meravigliosa, molto bella. Posso fare anche una domanda, si lega a questa tua ultima affermazione. Se tu avessi a disposizione una macchina del tempo, quindi potessi incontrare una persona, chi vorresti incontrare? Nella mia vita privata tutte, vorrei rincontrarle tutte, però ho avuto un incontro molto importante, diciamo due, ecco, adesso mi vengono in mente due persone che... Allora, una è stata Mia Martini, che è stata una grande artista, che solo a guardarla sul palco mentre si esprimeva era una lezione continua, perché lei era in contatto con se stessa, però anche completamente rivolta al pubblico che aveva davanti, per emozionarlo, per dargli, per donare tutta l'arte che lei aveva addosso e dentro di sé. E l'altra persona è stato Michel Legrand, che è un grande compositore con cui ho vissuto un'esperienza molto forte, ho cantato la colonna sonora di un suo film, lui mi ha scelto in mezzo a tante, e allora
quando ci siamo lasciati dopo aver vissuto, ho cantato in diretta con l'orchestra, Michel Legrand, l'orchestra di Ennio Morricone, ero a Parigi, cioè io mi sembrava, ero tipo scioccata, l'ho cantato due volte. Its dangers and its delights, to know the valleys and climb the heights, and feel my passion flow through the endless nights of love unafraid, where the memories of life are made. The stone. In diretta con l'orchestra, ed è stato veramente potente. E il giorno dopo lui mi ha accompagnato all'aeroporto e io gli ho detto, lui ha lavorato con Barbara Streisand, ha lavorato con Chet Baker, cioè, allora gli ho detto, ma se Barbara ascoltasse quello che io ho fatto cosa direbbe? E lui ha detto, oh, she would say, who is this bitch? Perché è un modo di dire in America bitch, nel senso di stronza, cioè come mi invidia, e mi diede questa no, questa, mi portò così sul volo di mano, e fu un'esperienza molto bella. Sì, mi piacerebbe rincontrarlo, sì, assolutamente. Bene, siamo riusciti davvero, grazie, a scoprire anche dei dati che, no, che non tutti conoscono di Rossana Casale, che è una straordinaria artista. Grazie per averci dedicato. Grazie a voi, grazie a voi. Lasciamo al tuo soundcheck, buon spettacolo. Grazie. Speriamo di rivederti presto, e comunque questo tuo tour prosegue in vista dell'uscita appunto dell'album. Siamo in tour, Almost Blue uscirà a giugno, e questo tour sicuramente proseguirà per i prossimi due anni, quindi seguiteci, venite. Ho dei musicisti straordinari, Luigi Bonafede al pianoforte, Carlo Atti al sax, Enzo Zirilli alla batteria e Alessandro Maiorino al contrabbasso, una super super band. Col suo quintet, grazie Rossana Casale, grazie Andrea Terranova. E noi come sempre ci vediamo venerdì prossimo, sempre intorno alle 21, e se volete lasciare come sempre i vostri commenti potete rivolgervi al numero che è sempre in sovraimpressione. Grazie ancora a tutti, noi ci vediamo il prossimo venerdì.